Estate democratica, così il PD di Mister Bianco ha chiamato la sua ultima iniziativa. Dopo un incontro pubblico del giorno prima sui lavoratori dei call center, il precariato e le delocalizzazioni, ecco un altro incontro stavolta su Enrico Berlinguer, a 30 anni dalla sua morte. Non una semplice rievocazione retorica, ma un incontro con interventi di alto profilo, partendo anche dagli spunti del film di Walter Veltroni, con tantissimi giovani di oggi che ammettono di non averne neanche sentito parlare. La via democratica, via italiana al socialismo, l'eurocomunismo, la questione morale, il compromesso storico, la democrazia e la libertà come valori universali pronunciati da Berlinguer davanti alla gelida internazionale comunista, l'attenzione speciale alle donne, l'apertura immensa all'incontro con l'altro e diverso, come Aldo Moro che pagò con la vita quella stretta di mano, l'orgoglio gramsciano nell'identità, il travaglio dei dissociati dal PC, l'attentato subito in Bulgaria, l'ultimo comizio di Padova, i funerali con la marea rossa di gente commossa. Ai più giovani ha lasciato il vuoto di quello che non ha potuto realizzare e le passioni che non abbiamo più ritrovato. Il giovane relatore afferma: quando c'era lui, io non c'ero. La dirigente locale di quegli anni, invece, io c'ero e l'ho conosciuto bene. La conoscenza personale coinvolgente, la visita a Mister Bianco, con lui c'era una comunità, un rapporto di confidenza e complicità. Berlinguer, a qualsiasi parte si appartenga, è ricordato come un bravo uomo, un uomo estremamente onesto che credeva nelle sue battaglie, con la sua complessità e molteplicità, carismatico, colto, aristocratico ma solidale, per i più nostalgico, malinconico, triste, in realtà serio e quando sorrideva apriva orizzonti. Spesso lasciato solo, questo sì. Le sue linee politiche ancora attualissime, soprattutto quel suo capire quando una spinta propulsiva si esaurisce, così come dal 74 in poi era finita l'età dell'oro ed era crisi del capitalismo maturo. Ed occorre in modo sereno e obiettivo la lettura della memoria per riportarci con lo sguardo lungo verso il futuro.